Andiamo a pulire e a grattugiare 500 g di carote. Otterrete un netto all'incirca di 400 g. Per pulirlo io semplicemente vado a grattare con il retro di un coltello. O se volete un pelapatate. Procedete quindi ora a grattugiare le carote o a frullarle in un frullatore. Le nostre carote sono pronte. Andiamo ora a sbucciare due mele che andremo a irrorare con del succo di limone per non farle scurire. Andiamo ora a lavorare 3 uova con 200 g di zucchero semolato, un po' di estratto di vaniglia in bacca o in alternativa la buccia di limone che avete appena spremuto o ancora semplicemente una bustina di vanillina. Un pizzico di sale. Aggiungiamo 90 ml di olio di semi, g di farina 00 aggiunta un po' alla volta. Infine uniamo una bustina di lievito per dolci. Andiamo ad aggiungere tutte le carote. E una parte delle mele. Lasceremo una piccola parte per la decorazione in superficie. Ho inserito anche il succo del limone che avevo utilizzato per le mele. Questo impasto è sufficiente per una teglia da 28 o addirittura 30 cm di diametro. Io ne andrò a realizzare due più piccole, una da 16 e una da 22.
Imburrate e infarinate la vostra teglia o, come ho fatto io, inserite della carta forno che ho bagnato e strizzato per far aderire e versiamo l'impasto. Decoriamo la superficie con gli ultimi pezzetti di mela. Un po' di mandorle a fettine, se vi piace. Ed inforniamo il tutto a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Vale sempre la prova a stecchino al termine della cottura per verificare che il dolce sia cotto internamente. Se necessario, potete coprire con un foglio di carta alluminio e continuare ancora la cottura per qualche altro minuto abbassando la temperatura del forno di qualche grado. Ed ecco le nostre torte di carote e mele appena sfornate. Le faremo raffreddare bene prima di toglierle dalla teglia e eventualmente decorarle con dello zucchero a velo. Se la ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Potete anche seguirci sulla nostra pagina Instagram Passione Ricette di Margi. Da lì potrete inviarci anche commenti e le foto delle ricette che realizzate. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Lavate e pulite 500 g di carote, quindi eliminiamo le estremità ed eventuali imperfezioni. Andiamo quindi a frullare il tutto aggiungendo il succo di un limone e 90 ml di olio di semi. Io uso un olio di semi di girasole. Proseguiamo lavorando gli altri ingredienti, ovvero 3 uova,
con un pizzico di sale. Grammi di zucchero semolato, in 300 g di farina 00 vado ad aggiungere una bustina di lievito pari a 16 g. L'andremo quindi ad aggiungere un po' alla volta. Poiché abbiamo già utilizzato l'olio per frullare le carote, non metteremo altri grassi. Andiamo ora ad aggiungere le nostre carote frullate. Amalgamate bene il tutto, vedete come l'impasto diventa più morbido. Oliate e infarinate uno stampo da 25-26 cm di diametro e versate il composto. Infine ad aggiungere qualche cucchiaio di marmellata di albicocche per rendere la torta ancora più golosa. E andiamo a infornare il tutto a 180 gradi per circa 45 minuti. Io uso un forno ventilato. Ed ecco la nostra ciambella di carote appena sfornata. Vedete che bellissimo colore arancio che si intravede all'interno. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!